Lo voleva usare per chiudere la fenditura. Cicatrix. Non lo escluderei. Titus to Acheron. Do you read me? Che volesse appunto utilizzare. Eccoci. Che volessero utilizzare la tecnologia Necron per quello. Luce was merely a pawn. They killed Nozick. Led us to believe they would do the same to Luce. So we would deliver him precisely where they wanted him. And that spectacle in the catacombs. Deceit to trick that puppet Luce into. Ha fatto credere che non potesse. E ora è un puttanaio. Titus to Acheron, come in. Vox is useless. We must find our brothers. Eccoci. They are broken. Provato. Grabbing equipment. Completamente di fuori. Ah. Quello. È un edificio, vero? Sì. Come quello. Sono edifici. Sono edifici. Vero? Qualcuno di loro due cadrà? Receiving a coded locator signal. Acheron signature. Not far from here. Can we trust it? I believe so. Mark it on all specs. Yes, brother. È vero, vero, Dario? Era esattamente quello che. Però che cazzo ci dovrebbe fare? Cioè, perché ci dovrebbe. Perché dovrebbe essere lì? Cioè, non è una roba. Non di quella classe, capito? Cioè, lo trovi un po' ovunque. Cioè, perché dovrebbe essere qua? Che pro. Però è che sembrava molto staccato. Sembrava appoggiare su una base quella roba, capito? Allora? Si va a capriole fino a domani? Sì, comunque demone maggiore me lo aspetto anch'io. Un pollo. Il tacchino me lo aspetto. Rialarem, grazie, grazie della sub. 3 mesi. Pollo generico o Kairos?
Il tè sifato, no, mi aspetto generico. Dopo. Oh, ben venga, se mettono io godo. Però mi aspetto un generico. La differenza fra i cavalieri imperiali e i titani. Allora, intanto le dimensioni. Poi, diciamo che i cavalieri imperiali provengono da... sono legati magari a delle famiglie, no? Che provengono dai mondi feudali, mentre i titani sono costrutti del Mechanicum e sono enormemente più grandi, soprattutto roba tipo... tipo gli Emperor Class, come sono? Tipo il Die Sire, no? Quello che c'è anche nella, che è forse il più famoso di tutti. Quello che c'è anche nell'eresia di Horus, cioè alti in chilometro. Un cavaliere imperiale sarà alto, boh, 50-60 metri. Forse meno. Meno, direi. Sì, corretto, corretto sulla presenza o meno. Coraggio e onore! Ehi! Oh, cazzo! Ho voluto 10 gameplay per sentire coraggio e onore. Tanta tan, quali feriti? No. Guarda, l'assaltatore di Battlefield 3. Eccolo lì, guarda. Lo ricordate? Ah, è la cosa, la... Non mi ricordo come si chiama. Report! Facing a warp rift the size of a small cruiser. Three volleys from the Resilient and not a scratch on that pillar. If it has a weakness, I need to know what it is. It is powered by the artifact from Grya. If we can destroy that, where is it? We do not know. You call that a solution? What is the alternative? There is a field around the pillar, impenetrable to our ordnance. We have observed their forces passing through it on foot. We must get close enough to see if we can do the same. Proceed through those doors. We make our assault imminently. Vabbè, sono degli scudi abbastanza. Gli scudi abbastanza classici, no? Questo genere di scudi di norma. Ora è vero che quello magari sarà psionico, cioè per l'amor di Dio. Però di norma gli scudi del genere nel 40.000 funzionano esattamente in questa maniera, cioè tutto quello che supera una certa velocità lo bloccano, quello che invece entra, lo attraversa più lentamente, no. Ma vai tranquillo, Trespolo, vai tranquillo. Fa piacere a tutti qua, credimi. Siamo tutti appassionati di lore, noi... A un appassionato quando gli fai delle domande di lore. Grazie Alex, benvenuto. Belle ste scene col cappellano, le amo.
kings of Gilliman. Go forth in the name of the Emperor and lay waste to those who would defy his righteous word. For the Emperor! Ho dei brividini. Un po' di brividini. Belli. I puffi, guardate quanto sono belli. E tu sei il più bello di tutti. Dio se sei bello. Se entrate sul gruppo Telegram, raga, però è capace che riusciate magari a scoprire che magari ci sono altri anche nelle zone vostre che giocano. Provate a domandare. Magari trovate qualcun altro con cui condividere. È già tornato, Seasnow. È tornato mentre lui serviva nella Deathwatch. Io infatti ormai non ci spero più. Ormai non ci spero più. Ma se mi fanno un cameo finale di Gilliman, che dopo che hai finito la missione, hai sconfitto tutti, arriva e ti dice bravo figliuolo, godo. Godo tantissimo. Già a vedere Khalgar, ma guarda, ma contento di vedere Khalgar. Khalgar me lo devono far vedere. Lui è tipo scozzese come accento. The Bridge. Oh, l'Eldrick. Porca puttana. Bello. Sono macchine possedute, no? Da demoni essenzialmente. Bellissime, bellissime. Spero che non ci facciano combattere. Che non ci facciano combattere le Eldrake, perché non saprei davvero. No, no, non qua. Queste non si lanciano, queste si depositano a terra. Madonna che nugolo! La dovevo lasciare lì in mezzo. Mamma mia quanti marine. Mio. No, mi si sta spengendo il televisore. Dov'è Wardly? Direi. Bello, raga. Guarda, ho preso una piega incredibile, meravigliosa. Provate a fargli... Non lo so. Io la soluzione, per esempio, che ho trovato sul canale per avvicinare gente senza appesantirla troppo è fargli vedere quel video dei 30 minuti, no? Perché è un po' cazzone e sdrammatizza un po'. Che meraviglia! Il Predator lì. Che bello! Ah,
Ma che spettacolo, ma che spettacolo. Bella la sensazione di combattere con proprio i Marine a fianco in mezzo ai cadiani, bellissimo. Bellissimo veramente. Voi immaginate il disastro che sta succedendo qua. Noi siamo dentro delle fottute armature potenziate, ma questa è l'armatura dei Cornflakes, cioè. Sì, no, è bellissima la giustificazione delle operazioni. Sì, è il video quello dei matti in culo. Sì, quello lì. Per affrontare un bel disastro. Qua. Andare su di lui prioritariamente. Eccolo lì. Lui è veramente fastidioso da lontano. No. Ce n'è un altro? Cazzo, ce n'è un altro. Aia. Dove è andato? Tutto sudicio. Eccolo. Ah,
munizze. Devo andare di qua? No? Ok. Dov'è che devo andare? Di qua? Sì, è vero. Tira le comete di Azul. Oh. Che meraviglia. We must hurry. Our brothers pay in blood for every second we delay. They should be on the other side of that door. Non c'è un nome, non c'è niente, vero? No. Peccato. Sarebbe piaciuto vedere un nome e poterlo ricondurre a qualcosa. Guarda, stavo dicendo quello. La tamarraggine di sto gioco sta salendo a dei livelli. Titus che regge lo stendardo in mezzo al puttanaio del caos che spawna. Lui che regge l'altro marine moribondo che nel frattempo non gliene frega niente e continua a sparare. Madonna che vagonate di demoni. Bellissimo. Invece dei tirani, delle orde. Oddio, sono di demoni. Bellissimo, raga. E cazzo. Che sensazione incredibile. E eccotelo. Cos'è che bombarda così? Thunderhawk. Sì! Eccolo! Bellissimo! Sì, cazzo! È arrivato. I brividi. I cazzo di brividi. Bella. Bravi. Bravi. Bella, Dio Bono. Bellissimo. Bellissimo, raga. Bellissimo. Bellissimo. Cioè, cazzo di brividi. Ho capito un cazzo, no, completamente annebbiato, mi sono perso tutto il dialogo, stavo ripensando alla scena di Khalgar che arriva sulla Thunderhawk incazzati. Come fare? We cannot stay here. Lieutenant, you stand by Sergeant Gadriel's assessment. I do. Lo alzo, ragazzi, scusate, me l'avevate già chiesto e me lo sono dimenticato. Non ci ho capito una sega, raga, di sto dialogo. Ho perso tutto. Brothers! Ma quanto cazzo è stato bello.
L'entrata, bella l'entrata in scena di Khalgar. The heretics clamor for a taste of victory, but we will defy them this day, as we have defied them for 10 millennia. We are the sons of Ultramar, servants to the Emperor and guardians of the Imperium. Let these wretches feel the wrath of ancient vengeance! My lord, our vanguard forces are through the field. Hit them hard, Captain! Yes, lord. All forces, fire at will! Eccolo! Porca puttana! Porca puttana! Incredibile! Incredibile! Ma di che cazzo parliamo? Ma che cazzo sto vedendo? Ma che meraviglia! All'effetto opposto. My lord. How many more? Three. You have brothers in mind. Viridian and Talassa. We will handle the last one. I'll get them moving. Brief them over the Vox. Yes, Captain. Che poi. È accurato. Perché se non, adesso non ricordo in quale di Dawn of Fire spiegano come le tecnologie Necron utilizzate in un modo possano essere impiegate per aprire fenditure warp, usate in altro modo le possono chiudere. È una tematica che hanno già trattato di recente questa. Talassa, have you received new orders from Acheron? We have, brother. Moving to point Alpha now. Non mi ricordo esattamente se era in. Forse era Gate of Bones, il cancello d'ossa? O era proprio nel primo Avenging Son, non mi ricordo. Non ricordo quale dei libri era, ma... Porca puttana! E già si era rimpicciolito, perché prima era veramente gigantesco, raga. Era fuori di testa quel demone. Beh, ma quello ci lotteremo, ma quando l'avremo fatto rimpicciolire definitivamente. Solo che vorrei avere un attimo per guardarmi, godermi la scena a modo.
Ammanto su duri terminensi. Duri, mamma mia, impressionante. Non mi va di lasciarlo lì. Ah, questo mo si fa la kill. Mo gli ho scaricato 50 caricatori addosso. Ecco boia. Dai, andiamo, raggiungiamo quel cazzo di obelisco. That colossal demon hounds our forces. What exactly are we doing with these obelisks? The Aurora device opens a rift to the Immaterium, a gateway. These smaller obelisks appear to be the keys to that gate. We turn the keys and lock the gate. Exactly. Through this door, brothers. Go. Quale porta? Quale porta? Dove sta sta porta? Non la vedo. Là. Alla Crux, ma no, non lo è in realtà. È un preludio di quello che otterrà dopo, forse. Mamma mia, tonnellate sono. Una si sta ruotando. E ora lui si ridurrà di nuovo? Fatemelo vedere, voglio vedere. No? Mamma mia, che cazzo è quella Jace. Terminators! They have destroyed the bridge. Watch their fire! They have the advantage. Bello! Sì, sì, l'ho visto il martello, ma preferisco la spada potenziata. È un filo troppo lento il martello per i miei gusti. Questo voglio io, però. Terminenzio deve andare giù rapido. No. Sì. I have slain the
ready to deploy special tactics. Changing magazine. Mamma mia, che bello. Oddio, un altro. No, quello se ti piglia ti fa male, eh. Urco boia. Urco boia. Via. Non scherza, eh. Il Brute non scherza proprio. Oia. Cazzato. Belli critici, mi piacciono un sacco, dati dalle schivate dai parry, sono veramente un sacco. Bomba termica, un sacco di soddisfazione. No, mentre la lanciavo. Boom, bella via, quanta vita gli ha levato. Sorca la miseria. Mamma mia. Decommissioned a malfunctioning dreadnought. Titus, Decimus has a hold on the obelisk controls. Thrown looks like torture, but he is holding fast. Di munizie. Ottimo. Tra un po' diventerà affrontabile. Madonna, quanti. Quanti è il Brut? Eccolo, qualcuno faccia calare gentilmente il Banhammer su Super Chamoy, grazie. Quanta ignoranza tutta insieme. Vai avanti tu, vai avanti tu, vado avanti io con te. Vai avanti, semina devastazione, fai quel che vuoi. C'è problema. Bravo, fai lo zompetto.
sente meglio dietro a un dreddy, no? Non convenite? Bella campa, grande. Oddio, se mi volete far vedere un cameo di Magnus, io sono contento, eh. Già mi hanno dato Khalgar e sono molto contento. Se mi danno un cameo di Gilliman lo sono il triplo, se mi danno Gilliman e Magnus impazzisco. Ho appena visto un Eldrake passare. Proprio mi fate andare dritto nel forto del casino, eh. Bello. Ho rivisto un Eldrake, signori. Non mi fanno vedere Magnus, vero? Mamma che puttanaio. È una goduria. Se le operazioni sono belle la metà di sta roba, sono qualcosa di incredibile. Cioè, Vermintide levati proprio. Altro che Darktide. Se sono fatte così, Dio mio. Sai cosa servirebbe qua? Un requiem pesante. Si serve meglio l'imperatore con un requiem pesante in mano. Oddio mio. Oddio mio. Cocozzo. Cosa gli ha tirato, raga? Sto malissimo. È una figata più bella dell'altra. Incredibile. Incredibile. È fuori di testa. Mia madre tira la ciabatta con tanta potenza. Ai dread gli ha lanciato una statua. Bene, ottimo. Madonna Khalgar. Madonna Khalgar. Raga, sto male. Sto male, raga. Che cazzo stiamo vedendo? No. Probabilmente a me fa st'effetto anche perché, allora, è oggettivamente un qualcosa di bellissimo visivamente. Bello, fuori di testa. Però da appassionato da tantissimi anni vedere sta roba mi tocca, ma era particolare, come immagino tocchi voi. If it is, we must move quickly. To where? Raga, se
Siete qua, non conoscete Warhammer, vi ricordo, io ho un canale, punto esclamativo Samael, per avere il canale in chat. Porto la lore in maniera molto ordinata, molto sistematica. Lì potete, cioè vi aiuta anche a capire tutto quello che stiamo vedendo. Consiglio la visione. Do dei consigli su come approcciarsi al mondo, a livello di letture, spiego la storia di Space Marine 1. La storia di Titus fra Space Marine 1 e 2. Meraviglioso. Poi portiamo anche GDR con i ragazzi di Time to Dice. Tema 40.000, roba più fantasy tipo D&D. Abbiamo portato Cthulhu. Do not trust your senses. Acheron. Lord Khalgar left you to rot in the Death Watch for a century, brother Titus. Coward. Cease cowering behind illusions. Make a bulwark of your hatred, brothers. I smell fear. Bella la capsula sospesa qua. Ah, va bene, va benissimo questa. Cioè, delle munizie le prendo volentieri. Se no... Grabbing equipment. Va bene così. Ecco, questo... è il propulsore del Vendetta che è esploso qua sopra. Del Valkyrie, dipende se. Manco se lo vedo con i miei occhi. Benissimo. E lui muore male. Soggiogato non mi sembra. È lì con i suoi due magli. È diventato Michela Conradan. Heretic, and so you deceive.
ci puoi provare altre 10 volte, ma... Oh merda, brutto questo. Porco boia. Ma che meraviglia. Sì, e io come l'ammazzo questo di preciso? Beh, spiegami. Qual è il punto debole? Oh cazzo. No buono? Altro non abbiamo munizioni. Oh dai, di nuovo. Che cazzo. Mamma mia. Munizioni! Ripristina! Vai! Ottimo! Ci siamo! Bene, un bel caricatore pieno! Bella, 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 bella fight. Dai. La fissazione, questo. Questa è la magia gravitazionale di Elden Ring, raga. Te l'ho detto a Radan, alla fine, presente contro... No, 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 si era detto di no, non fare il caffone, maleducato. Burino. Che? Oh merda, all'indietro era. Ok. No, ci risiamo. Aia. Così. Ok, ottimo. Botte giù. Devo ricaricare le munizioni. Veloce. Vai, via.
No, ci risiamo. No, brutti. Che fa? No. Uff. Scusatemi ragazzi, sono molto silenzioso, ma cerco di essere concentrato. Ah, quasi. Mi fai rivedere l'occhiolino? No. Magia gravitazionale, va bene. Vabbè, ma qua è abbastanza safe, non è un problema. Colpettino, fa niente. Special tactics ready. Ah. Aie. Porco boia. Queste sono tante, eh? Queste mi hanno sentite un po' di più. E quanti sono? Mille. No, ci risiamo. Che è? Vai con gli occhi. Via, 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 curati. Ok. Siamo dalla parte sbagliata, no? Allora raga, l'unica cosa è andare a diritto e basta. In una direzione e andare. Sono belli. Proviamo a allontanare, a meno che in un run non sia in mezzo a loro. Dobbiamo trovarlo.
cazzo sparano? What is that? Some sort of energy. It could be a trap. Remain vigilant. Algar. Lord Calgar. Infatti. Lord Calgar. My words to you on Talasa. Speak them. My lord. Speak them, or be slain for an imposter. Rules should never make a prisoner of intelligence. Titus, it is good to see you. Their sorcerer's power wavers. He is vulnerable. See how his domain weakens as he does. There is only one place left for him to hide. Let us dig out the heretic. Dietro, dietro. Si sta dietro a Calgar. It is the artifact. It must be. There is almost limitless power within that shard. Then we must make haste, brothers. Oi. Oh. Musica. Fa tutto Calgar, inutile sparare. Dai, ci siamo. Perché lo sto cercando nell'abisso? Non lo so. Mamma mia, Calgarone. Oh, che spettacolo. Cazzo di cinematiche. I volti sono incredibili. Here we are again. Mo' arriva l'inquisitore. Rise, son of Gilliman. Brother, it is over. You did it. Brother! Done.
For the Emperor! Camarro. Un cameino di Gilliman che arriva e dice: bravo, hai fatto bene, sei stato forte. Arriva ora con le Thunderhawk. No? No, va bene. Lieutenant Demetrian Titus, your decisive actions have saved this system from ruin. And so it is with great pride that I now present you with an honor worthy of your deeds. The laurels of victory. Niente, un po' di riconoscimento. Oh, guarda che bellezza. Every warrior of the Adeptus Astartes see that here stands the true measure of a son of Gilliman. For the glory of Ultramar! Courage and honor! Company dismissed. Forgive me, brother, that it took me so long to bring you home. My lord, that's... Fierce was my wrath when I learned of your detention. Eh. In their arrogant suspicion, the Inquisition failed to recognize the truth. That no evil will ever overcome a devotion such as yours. Thank you, my lord. There is a mission. It will take you away from the second company. Space Marine 3. As you command, Chapter Master. The Brother Chaplain will brief you. It was he that suggested you for the task. My lord, the Sword of Kalth is ready to depart. Thank you, Captain. My ship will convey you to your destination. I shall be glad of your company. Beh, da rinnegati a pupilli di Khalgar. Dai, che è Space Marine 3 questo. Dai, che è Space Marine 3. Di cosa si parla in Space Marine 3? Serve elsewhere. You'll be missed, my lord. I will not forget the blood we have drawn together. Nor shall we. I owe you both a debt. You have restored my faith in brotherhood. We shall await your return. Courage and honor. Courage and honor. Lord Khalgar has informed you of your assignment. No, ma ha detto che me lo dovevi dire. Good. I will brief you en route. You are joining us. I am. Mm. Very good, my lord. You have done well. Yes. You have won the trust of your brothers and of the chapter master. But know this, Titus. The stain of suspicion never completely fades. I will be watching. E puzzi. Should you falter on the path? E puzzi. For even a moment. E Andros. I will show no mercy. 100%. E ti sei imbolsito, eh? Leandros. Ti sei inciaddito. It is time. Inutile che mi guardi così come ti stessi sul cazzo, Leandros di merda. Non male ce l'hanno messo. Fai bene a fare il tuo lavoro, per l'amor di Dio, fai benissimo. Però anche meno. Perché devo odiare il cappellano che l'ho amato fino ad ora?
In Space Marine 3 vedrà di nuovo la collaborazione con Leandros. Curioso. Curioso. Scusatemi ragazzi, è un po' che non vi leggo. Pari un pollice. Beh dai, meno male hanno messo Leandros. Mi sarei... non infastidito, che c'entra, però ecco, mi sarebbe suonato strano se non ci fosse stato un riferimento a Leandros al di là di quello che è stato citato, ecco. Bene, ottimo, ottimo. Bello, bello. L'ultima dalla metà in poi migliora nettamente. Migliora nettamente. Palesemente ci sarà un 3. O quantomeno si sono lasciati aperta la possibilità per farlo, ma... è chiaro, dai raga, su. Nel senso, il secondo sta vendendo da Dio. Probabilmente oltre le aspettative. Hanno scelto anche una buona finestra di lancio, hanno fatto tutto bene, una bella pubblicità. Quindi, per favore, ora meno... come si chiama? Meno Tacticus e poi più Space Marine. Sì, dovrebbero essere più resistenti, però ci sono già state storie di corruzione, non saprei dirti perché ancora non ho approfondito abbastanza quella parte di lore. Farai PvP e PvE nelle prossime sere? Sì, assolutamente. 10 anni no, forse 4-5. Questo è un game as a service, almeno 2 anni deve durare, almeno, nel senso deve durare il supporto continuo grosso, poi dopo potrà durare anche di più. Però non lo vedo possibile prima di 4-5 anni, ecco. Tacticus è quello cellulare strategico, no? L'ho provato, mi ha stuccato dopo 10 minuti. Stuccato dopo 10 minuti. Sembra di... non lo so, non mi rende per niente l'atmosfera del 40.000. Comunque, se siete abbonati, raga, punto esclamativo Telegram, entrate nel gruppo degli abbonati. E... niente. Si parlava di primari spassati al male. Ok, io quello non l'ho ancora letto, il codex del caos. Sto recuperando ora un po' di roba, ho preso codex Deathwatch, ora mi deve arrivare quello Sororitas. Un po' di roba. Va bene ragazzi, è stata una bellissima serata e io vi ringrazio. Insomma, abbiamo giocato un bel po' di ore stasera. Grazie di essere stati con noi, grazie del follow, grazie degli abbonamenti. Vi ricordo che trovate punto esclamativo Sama, il mio canale YouTube con tutta la lore. E poi ci vediamo le prossime serate con altri approfondimenti. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, buona serata di nuovo.